Buonasera, buonasera a tutti, eccomi, eccomi di nuovo. Guardate che bella copertina che ho. Visto un video, ero nostalgico dell'inverno, niente affatto. Questa copertina riguarda oggi, il 30 giugno, al Plateau Rosà, lo stupendo località sciistica sopra Cervinia e a 3.480 metri di quota. È ovvio, però guardate come nevica, fiocchi a larghe falde, mentre si moltiplicano i titoli dell'arrivo dell'anticiclone africano che dovrebbe essere fra 10 giorni, ma comunque prima o poi un po' di caldo arriverà, è normale, siamo in estate, saremo a luglio. Comunque, intanto, esattamente come previsto, c'è forte maltempo al centro-nord ed è le temperature stanno andando sotto media. Adesso vi faccio vedere le temperature attuali, non quelle previste, quelle che la realtà dei fatti. E la realtà dei fatti è che stava nevicando oggi pomeriggio in quota nelle Alpi occidentali, in Val d'Aosta, e questa è la gradita sorpresa. Guardate che video stupendo, tra l'altro. Pensate adesso a passeggiare in quota con dei bei fiocchi a larghe falde. Però ora vi condivido lo schermo, anzi, innanzitutto una rapida premessa, quindi una saccatura, un vortice a cui è collegato un minimo di bassa pressione anche in quota, diciamo, dove c'è anche aria fredda, sta agendo nelle nostre regioni con temporali e piogge molto intense che in mattinata, ad esempio, in Liguria, dove ero io, anche sebbene in maniera disomogenea, ma comunque ha piovuto in maniera abbastanza democratica, ma i picchi precipitativi sono stati ovviamente concentrati a Nervi, a Genova Est. Io mi trovo a ovest, ha piovuto bene, ma non in quella maniera. Ha superato la stazione di Nervi 200 mm, 212 mm, in prevalenza concentrati in 2 o 3 ore di forti rovesci di piogge torrenziali. Ora sta diluviando lungo l'allineamento nelle regioni centrali tra Toscana, Umbria e Marche, e altre piogge arriveranno anche più a sud adesso. Andiamo subito a vedere cosa sta accadendo e vediamo anche l'evoluzione che ci sarà a seguire poi. E allora, che cosa vi faccio vedere? Vediamo subito, passiamo prima alle immagini satellitari. Ecco, guardate il vortice nel Golfo Ligure, come attorno al quale girano le nubi, guardate le nubi che sono formate poi lungo un allineamento. Nelle regioni centrali altre nubi arrivano, mentre il nord è sotto un tappeto abbastanza uniforme, più omogeneo, trovandosi a nord lungo la fase di occlusione, se vogliamo, del fronte perturbato. E adesso guardate questo allineamento di temporali, guardate, ve lo faccio zoom anche, che sta agendo nelle regioni centrali. Guardate, il violetto indica precipitazioni estremamente violente, anche con grandine. E questi sono altri nuclei, uno dopo l'altro, guardate, vanno dal poco a nord di Grosseto e arrivano fino a Senigallia. E sono stazionari da un po', quindi in questa zona, anche tra Perugia e Città di Castello, ad esempio nell'Alta Umbria, ci sono precipitazioni molto intense che da almeno un paio d'ore. Quindi sentiremo parlare di queste zone, che tra l'altro sono state colpite poco più a est dall'alluvione pochi giorni fa a Bastia Umbra. Un altro aspetto che caratterizza questa giornata, eccolo, guardate, guardate le temperature, queste temperature ore 8 di sera, 20, 19, 18 gradi, 18 gradi a Milano, 18 gradi a Torino, 22 a Genova, 24 a Ferrara, 24, 21 a Bologna, 21 a Udine, insomma, e 27, 25 nelle varie zone di Roma, solo il sud, ma nemmeno poi tanto. E sono leggermente più calde, ma nessuna città alle ore 8 supera i 30 gradi. Anzi, al centro-nord non superano nemmeno i 25. Quindi, come vedete, la situazione non è affatto da caldo africano adesso, perché c'è questa, vedete, questa saccatura, questo cavo d'onda che agisce proprio sull'Italia. Guardate come si sposta, guardate come stasera sarà proprio nelle nostre regioni, poi si allontana lentamente, ma permane un clima piuttosto fresco al momento. Poi, gradualmente, che succede? La bassa pressione va ad affondare sulle isole britanniche e questo richiama aria più calda, ma non subito. Ancora siamo al 5 e ancora ci saranno altre piogge al nord, 4-5 luglio. E intanto si arriva al 6, che ancora al nord ci sono precipitazioni, che al centro-nord le temperature sono la norma, al sud iniziano a salire. Questo è al 7, questo è il modello americano. 7, altro passaggio perturbato rapido, e poi ecco qua, arriva l'onda calda, eccola.
quella che è prevista tra il 7, 9, 8, 9 e 10. Vedete, qui sì, qui c'è il caldo, che però ancora 10 giorni di distanza, quindi bisogna vedere. Poi, peraltro, il modello americano vede una rapida fine dopo 3 o 4 giorni, ecco un nuovo cavo d'onda, e allora sì che ci saranno temporali anche molto violenti, se fosse rispettata questa previsione. E poi transita di nuovo, quindi finisce il caldo, va a ondate. E quindi le cose non stanno. Prima di dire che farà tanto caldo, aspettiamo, perché adesso la situazione è ben diversa. Vi faccio vedere, guardate, queste sono le precipitazioni di oggi, queste sono le precipitazioni previste fino a domani mattina, stanotte, stasera, stanotte. Vedete che nuclei fino a 100-150 mm che agiscono, e anche sul tra Lazio e Campania, quelli che stanno agendo ora, vedete, probabilmente purtroppo continuerà stanotte, e attenzione, potrebbe esserci alluvioni lampo di nuovo. Poi al nord-est, Alto Adriatico, sopra la Liguria, tra Piemonte ed Emilia. E poi domani ancora centrali, interne, guardate quante precipitazioni fino a domani sera. E insomma, la situazione è questa, ed è ben diversa dal caldo africano, che sembra che molti siti non vedano l'ora di farla arrivare. Ma diciamo che adesso la situazione è questa: c'è maltempo, prestare attenzione alle 24 ore da adesso, da ora dove vi sto parlando, perché in particolare le regioni centrali potrebbero sperimentare nubifragi e alluvioni lampo, che significa fenomeni alluvionali come esondazioni di piccoli corsi d'acqua che si verificano nell'arco temporale di 5-6 ore, insomma, e che possono quindi causare anche danni molto ingenti. Ovviamente i grandi corsi d'acqua necessitano di alluvioni di ben altra portata, cioè piogge estese e prolungate per 1 o 2 giorni. Parlo dei grandi fiumi Po, Tevere, Adige, ma l'alluvione lampo sono più localizzate, molto pericolose, perché i fiumi con portata minore, con bacino idrografico più ristretto, cioè l'area dove devono cadere le precipitazioni per gonfiare poi il letto fluviale, possono verificarsi in poche ore, quindi prestare attenzione a quello che può accadere. E questo è quanto vi posso dire adesso. Poi ci saranno ancora un'alternanza di altri passaggi perturbati fino al 5-6 luglio. Poi, adesso i modelli vedono l'arrivo di caldo, che potrebbe avere anche matrice africana. Questo però è il 7-8 luglio, beh, ancora quindi manca una settimana. Sicuramente farà più caldo, è molto probabile. Vedremo l'entità, ma ancora è tutto da vedere. Adesso quello che si vede sono piogge e temperature sotto media, perché domani saranno sotto media per tutto il weekend su buona parte delle regioni italiane. Un abbraccio a tutti, seguite sempre Meteoscienze, grazie di tutto, grazie di come seguite su tutti i social. Abbiamo appena superato i 10.000 follower anche su Instagram, che usavo poco, ma adesso lo userò di più. Grazie a tutti, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, se volete i bonus, grazie, ciao ciao, ciao ciao ciao.